gli amici del Piemonte, ma più precisamente gli amici del Roero, che è quello spicchio di Piemonte tra le Langhe e il Monferrato. Siamo a Cornegliano d'Alba. Giuseppe Reglio al mio fianco, Valdinera, dico bene? Sì, Valdinera. Perché perfetto. Tutti conoscono come Valdinera. Sì, Valdinera, sì, Beppe Valdinera, sì, perché si vede che mi sono identificato talmente tanto nell'azienda che... Ma sai che è un buon segno, secondo me? Cosa dici? Va bene. No, perché... È il nome di un territorio, di un vigneto che abbiamo... Se ti chiamassero Prosecco non va bene, se ne ero vero, ti chiamano Valdinera. Allora, caro, battute a parte. Beh, intanto l'arnese, perché quando parliamo di Roero parliamo di bianchi, parliamo di arnese. Dai, dimmi due parole sul tuo arnese. Ma il nostro arnese, devo dire che è un po' di anni che mi dà delle grandi soddisfazioni. Nonostante il tempo, nonostante il clima, nonostante il gelo, nonostante tutto quello che è, però noi viticoltori, quando c'è da stringere i denti, lo facciamo, non volentieri, ma lo facciamo comunque, perché farlo, la strada perché è quella. La natura è quella. Nebbiolo? Beh, Nebbiolo secondo me sarà una grande rivelazione, il Nebbiolo del Roero nei prossimi anni. Senti, Valdinera, facciamo una bella cosa, adesso ci fermiamo qua. Intanto quando parliamo di Roero parliamo di un grande territorio, e se parliamo di Nebbiolo del Roero parliamo di un grandissimo vino, che devo dire spesso e volentieri nulla che da invidiare ai fratelli più blasonati di Langa. Ci fermiamo, ci troviamo ancora in azienda? Volentieri. Così beviamo, mangiamo qualcosa? Volentieri. Lasciamo quando, Verona e andiamo nel Roero. Perfetto, grazie. Perfetto. Prego, ciao, grazie caro. A voi. Ciao, arrivederci. Al Vin Italy troviamo anche un grande spazio dedicato ai vini biologici, e allora noi ne parliamo, ma lo facciamo con un'azienda in particolare che si chiama Costa degli Ulivi, e poi capiremo meglio dove è situata, perché è a pochi chilometri proprio dalla bella Verona. Ma andiamo con ordine. Chiara, dovrei iniziare con te, ma in realtà tecnicamente comincio col dottor Giuseppe Giorgino, perché è l'enologo. Allora Giuseppe, parliamo di vini bio, insomma del territorio oltretutto in questo caso. Sì. E allora niente, noi siamo una piccola azienda fumane nella Valpolicella Classica, e abbiamo circa 6 ettari di vigna. Cerchiamo di coltivare e soprattutto vinificare i vitigni storici della zona, quindi quelli autoctoni, in maniera molto tradizionale. E abbiamo quindi vini che a differenza di tanti non sono particolarmente morbidoni, piaccioni, ma... Non sono ruffiani, ecco. Sono poco ruffiani, sono un esatto. Po' selvatici. Molto reali, però, è molto... Questa bella signora invece al mio fianco è Chiara Sboarina. Chiara, vogliamo prendere quella bottiglia di olio, perché Costa degli Ulivi non produce soltanto il vino, ma anche un ottimo olio di grandissima qualità. Poi tra l'altro c'è la ricezione turistica, è un agriturismo di quelli proprio ad hoc. Che olio abbiamo, Chiara? Questo è un olio di oliva extravergine, è fatto solo con le olive della nostra azienda, che vengono raccolte o a mano o solo con i pettini ad aria compressa. Abbiamo il frantoio in azienda nostro, quindi viene raccolta l'oliva e franta in giornata o il giorno dopo. Doveroso per avere un prodotto di qualità. Certo, infatti il nostro olio ha un'acidità molto bassa, siamo su 0,22. E un'altissima concentrazione di polifenoli. Quest'anno, in occasione della 52esima edizione del grande Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati del Vin Italy, beh, in parallelo il Salone dell'Olio, quello buono, quello di qualità, il Sol. E qui si parla degli oli dei nostri territori. Noi abbiamo scelto un territorio particolare, che è quello del Lago di Garda, però a parlarcene più nel dettaglio è Laura Turri, perché qui siamo a Cavaglion Veronese, perciò sponda veneta del Lago di Garda. Sponda veneta, al di sopra di Bardolino, sulle colline alle spalle di Bardolino, dove produciamo uno splendido olio del Garda DOP orientale. Ecco, che cultivar abbiamo come olive?
La cultivar principale è la Casaliva, che è proprio una nostra cultivar autoctona, e nell'olio del Garda DOP possiamo trovarlo in purezza oppure il 55% di varietà Casaliva più altre varietà che possono essere Fort, Trepp, Leccino, Frantoio. Lasciamo l'aspetto tecnico, entriamo più in quello del palato, tra virgolette. Nel panorama generale, quando sentiamo dire alla gente comune, al consumatore, l'olio del Garda è un olio leggero, un olio con bassa acidità, è un olio molto raffinato, molto buono, molto elegante, non diciamo delle fesserie, voglio dire, è veramente un olio particolare. Apprezzabile. È apprezzabile perché è pronto per la degustazione fin da subito. Già ottobre-novembre il nostro olio ha un profumo fruttato delicato. Poi pian pianino perde la freschezza eccessiva, diciamo, del frutto appena spremuto e si riesce ad apprezzare la mandorla nel sottofondo. Quindi è un olio dolce che si abbina, è versatile, si abbina, esatto, con moltissime cose.